una caduta spaventosa in un tombino sul quale stava eseguendo dei lavori. Vittima, un operaio di 49 anni che ha fatto un volo di circa 6 metri questo pomeriggio intorno alle 14.30 mentre lavorava nel cantiere per la realizzazione del nuovo acquedotto in Viale Lavagnini a Firenze. L'operaio è stato recuperato dai vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale che si sono calati all'interno per raggiungerlo. L'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, dove sono in corso gli esami del caso. Secondo quanto emerso, non avrebbe mai perso conoscenza nella fase dei soccorsi e durante il trasporto in ospedale. Sul posto anche personale della ASL, Polizia di Stato e Polizia Municipale per la viabilità. La strada è stata chiusa il tempo necessario per permettere i soccorsi.